Un buongiorno, o meglio un buonanotte agli amici di Federico TV e Rotti TV Italia. Siamo all'esterno del Museo Archeologico di Napoli in compagnia degli Erasmus di Napoli con l'associazione Erasmus Land ed Erasmus Point. Andremo, li accompagneremo in Vaticano a visitare il Papa Bergoglio nell'udienza generale del mercoledì. Vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alle interviste nel Pullman. Cominciamo questo viaggio con Anna. Anna, raccontaci un po' le tue emozioni adesso che si avvicina l'incontro con il Papa. E sono molto contenta perché andiamo a conoscere a Francesco. È il tuo primo, no? È il tuo cugino. Il mio cugino, Fran. Che è più vicino al popolo e ha fatto cose più vicine sulla gente, ma non lo so che farà né che dirà. Penso che il Papa Francesco è sempre con i giovani e forse per questo Erasmus e il Papa abbiamo qualcuna cosa in comune. Dalla Spagna, de Valencia, bueno, vicino Valencia. È simile all'Italia? Sì, molto. Le differenze, la pizza, basta. Ciao, come ti chiami tu? Ruth. Ruth, da dove vieni? Da Santiago de Compostela. Non molto credente, però bueno, sì. Cosa ti aspetti da questo incontro con il Papa Francesco? Non lo so, suppongo che parlerà dell'importanza di uscire fuori e vedere il mondo. Credi che comunque la Chiesa abbia dei valori che tu puoi condividere pur non essendo molto credente? E quali sono? Sì, nel senso della etica, di rispettare le persone che hai intorno a te e di provare a fare quello che puoi per farlo buono per la tua comunità. Tu sei italiano, che te ne sembra di Erasmus in generale? Ovviamente dipende a seconda della zona di provenienza. Comunque affrontano un'esperienza importante e in difficoltà veramente, soprattutto in una città come Napoli, in cui è difficile ambientarsi. Oi vita mia, My name is István. Where are you from? From Hungary. Are you excited? Yes, I'm excited. It isn't seen because I'm really tired, but yes, I'm excited. Isabel, la due. Isabel, di Santiago de Compostela. Anche voi? In Sevilla. Voi, religiose? Ovvio. un po'. Anche un po'. Molto emozionante. Molto emozionante. Molto emozionante. Sì, sì. Me guíe en el buen camino. Y a ordenar mi cuarto, que siempre por favor un poquito de ayuda. Un poco di aiuto al Papa per aiutarla a riordinare la sua stanza, che sì, sì. Credo sia comunque molto difficile. Credo che sia. Ciao. Fabrizio. Fanny. Dove siete? Napoli. E Napoli è? Francia. Okay. Tu magari sai dire cosa faccio di strano negli Erasmus. Nelle francesi. Molto aperte, me l'aspettavo più snob. E tu come ti aspettavi gli italiani? No, direi che i napoletani sono anche molto, molto aperti, molto calorosi e soprattutto umani. Soprattutto anche nella città si vede che la gente è molto umana, aperta, tutti si parlano facilmente, non ci sono barriere tra la gente, non come in Francia, sono un po' più chiusi. La chiesa deve adattarsi alle nuove generazioni perché c'è sempre questa immagine molto tradizionale della chiesa che non capisce niente alla modernità, a tutte le cose nuove, quindi penso che questo Papa è un po' più moderno rispetto agli altri. Grecia. Sei molto credente, religioso? Scusa, no, non parlo. In English, parlo. If you want. Ah, okay. So, tell me about the Pope. To be hospital, the Pope. And yes, he speaks to us. Ciao, good morning. Buongiorno. Parli italiano? Un po', sì. Stai bisognando il Papa? Sì. Mi chiamo Gemma e vengo dalla Spagna. Da dove? Alicante. Io sono Verena, sono austriaca. Penso che non avrò questa opportunità mai. Voglio vedere. Il nuovo Papa è più simpatico dell'altro. Secondo me penso che lui è molto aperto e ci dirà un messaggio molto buono che mi piacerà. Io sono Paolo, nazionalità spagnola. Io sono Eduardo, spagnolo, da Huelva. È una giornata molto bella per noi. Piove però. Piove però, bene, bene. È interessante per noi, interessante. Siete emozionati? Quali sono le vostre emozioni? Un po'
una giornata interessante per guardare il Papa. Perché avete voluto incontrare il Papa? Oh, non lo so. Perché il Papa lì? È buona gente. Un buon Paco. Dillo in napoletano. Bravo Guaglione. È un Papa moderno per i giovani. Mi chiamo Chris e sono d'Inghilterra. Sì. Quanti anni hai? 20. Sei molto religioso? Non molto, no. Ciao Nadia, non ti conosciamo. No, ma credo che siamo un po' in ritardo, speriamo che ce la facciamo. Vorrei fare una foto e forse si fa. Sì, se si può. Mi chiamo Michele, sono polacco di Danzica. It's the same like Nadia. Take a photo. I actually expect him to say that we are experiencing a nice thing here. That could be a life experience for us, the Erasmus. Io sono veramente felice di essere qua. Sono Dora dall'Ungheria. Lui è forse il primo Papa che pensa diversamente da tutti i precedenti. Di Bulgaria, English? Io sono di Bulgaria ma io studio in Germania e non parlo bene italiano. I think he's just an important person. I hate it in one way, Naples, and I love it. I mean, because they tried to steal my phone and I had some bad experience in Naples, but I think it's like a really nice place with really strong atmosphere. And it's like somehow not civilized and it makes it different from other parts of Europe and that's why I find it really. Yeah, I think we're all done for. Thank you.
Come sempre il suo Federico di Buda ai Musei Vaticani prosegue la nostra giornata assieme agli Erasmus, ovviamente la maggioranza di loro è già entrata. Questo è il famoso affresco con Aristotele e Platone, la scuola di Atene, cui l'uno indica l'iperuranio e l'altro indica il mondo terreno. Io ho visto il Papa, io incontro il Papa e lui mi ha detto un autografo, era molto bellissimo. Eliana, come va? Come va? Tutto bene? Buon autografo? Sì, sì. La mano, fai vedere la mano. Papa Francesco, per me. Mi piace il Museo Vaticano, bello, bello, molto grande. E la Capilla Sistina è meravigliosa. È un viaggio che merita la pena. Ne valsa la pena. Vedere Roma, il Vaticano. Cosa hai visto oggi? Il Vaticano e il Museo del Vaticano. E cosa pensi dei Musei del Vaticano? È spettacolare. Abbiamo visto anche il museo, è bellissimo. Cosa ti è piaciuto di più del museo? È Raffaello, Tiziano. No, Tiziano no. È Raffaello, e abbiamo anche visto Matisse, Dalì. Penso... i miei stessi baffi più o meno. Sì, sì, sì. E avere un accento napoletano? Questo no, non so perché ho questo accento. È bello. Mi ha incantato il Papa. A me mi ha detto: vuoi andare a prendere un caffè con me? E le ho detto: no, perché ho fretta. Scusami. Bravo, e me ne sono andato via. Up on the shore.